Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. È davvero un peccato non riuscire a tornare a Bologna con questi due punti che a un certo momento della partita credevamo di poter davvero conquistare. La squadra ha dato davvero tutto se stessa, ha pagato un inizio davvero difficile che ci ha portato addirittura a 20 punti di distacco, ma ha avuto carattere e soprattutto anche tanto bel gioco per rientrare e per giocarsi questo finale che purtroppo ci vede battuti. Da un punto di vista tecnico direi che l'inizio, ma soprattutto i tantissimi tiri liberi, purtroppo alla fine ci sono costati tantissimo. Nello stesso tempo dobbiamo prendere anche le cose buone che stiamo facendo in questo periodo, venendo due partite difensivamente toste, e stiamo crescendo da questo punto di vista e non dobbiamo assolutamente demoralizzarci per questa sconfitta che naturalmente lascia tanto amaro in bocca. Colgo l'occasione anche per augurare un fine anno e un buon inizio a tutti i nostri tifosi che anche stasera sono stati fantastici nel seguirci, nel sostenere i nostri ragazzi. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it.